Buongiorno, iniziamo questo vlog che è l'ultimo vlog del 2019, anche se voi lo vedete il 2 di gennaio quando io praticamente sono già partita, cioè sono in aereo. Siccome sto preparando la valigia, allora dovrei registrare questo vlog il 31, che è Capodanno, però oggi è il 20, no, oggi è il 30, mi confondo. Oggi è il 30 di dicembre e sto registrando la prima parte, diciamo. Poi a Capodanno vi farò vedere, tra virgolette, come festeggio, ma non è che festeggio come chissà cosa. Allora, non so se siete curiose. Ovviamente le femmine. Di quello, se volete sapere, vabbè, io vi faccio vedere cosa porto in valigia quando parto, ma l'avevo già fatto anche il video. L'anno scorso avevo già fatto il video dove ho fatto vedere il beauty, dove preparo la valigia, eccetera. Questa volta volevo cambiare, non fare sempre le stesse cose, per cui farvi vedere il necessario, cioè non tutto, ma qualcosina per farvi vedere cosa porto. Poi quando saremo arrivati in hotel, adesso non so, il primo giorno non credo che ci dobbiamo organizzare, però il secondo, semmai vi farò vedere, chi è curiosa, vi farò vedere che cosa porto, così almeno se anche voi dite, vabbè, quasi quasi porto questo come ha fatto lei, invece di portare, diciamo, tutto quello che non serve. Per cui questo è un vlog praticamente sia per farvi vedere per la partenza, ovviamente, e sia per Capodanno, per festeggiare Capodanno. Allora, prima di tutto volevo iniziare dal beauty, per cui cosa porterò dentro in questo beauty che, se avete visto il video che è uscito il 31, dei regali di Natale che me l'hanno regalato. Allora, dentro il beauty, che praticamente è spazioso, ci porto i due pettini per i capelli, cioè il necessario. Io, siccome non sono una che si mette al rossetto, cioè sì, dipende dalle occasioni, se ho voglia me lo metto, se no no. Questa volta ho deciso di portare un burro cacao e un lucidalabbra per la bocca senza essere lì a mettermi il rossetto, perché tanto non è che. Allora ho deciso così. Allora, di portare questo burro cacao mela verde e questo di gloss Sephora, che praticamente mi è finito e volevo portare questi due. Porto questi, poi porterò qualche braccialetto, qualche collana, orecchini, che poi vi farò vedere quando sarò lì, di quello che indosso. In più porto questo per le sopracciglia, che ho trovato sul calendario per le sopracciglia, il pennellino per la sopracciglia. Questo per le sopracciglia, una matita nera, questa per l'acqua, poi un'altra matita, gli ombretti. Questa volta ho deciso di portare questi ombretti, in poche parole, che metti senza mettere, cioè di non portare la palette con gli ombretti per star lì, prendere i pennelli e avere un beauty che pesa come non so cosa. Io, portando questi, non devo portare i pennelli, eccetera, perché sono matite a ombretti, e vabbè, adesso ne ho portati un bel po', ma perché tre sono quasi alla metà, sono quasi finite, per cui inutili, e certi li ho comprati, sono fatti così. Questo qua, questi sono della Wycon e sono resistenti all'acqua, per cui questo ve lo consiglio di portare, comprare queste matite qua per gli ombretti, come adesso che ce n'ho uno su
che sono spettacolari. Li mettete in 5 minuti, avete fatto il trucco senza star lì a portarvi dietro tutta la casa. Per cui questo è un consiglio che vi do. Non portate le palette con i pennelli, eccetera. Poi, per il mare, perché io sono una che si trucca, ho preso questo mascara qua della Waterproof. Adesso vediamo se funzionerà. Qui lo metterò per il mare. Le liner e le altre matite che userò per il mare. Poi il mascara, perché questo non deve mancare. Il correttore e anche questo in teoria è un correttore, ma lo userò, che è praticamente quasi finito, per cui lo porterò. È quasi finito, lo userò solo per la faccia. E le spugnette, due, tre spugnette per per questo e l'altro, che però l'altro c'è già la spugnetta, ma chi se ne frega, meglio portarne di più. Questi sono praticamente i trucchi che porterò in viaggio, per cui non sono tante cose, sono le cose necessarie per truccarsi, ovviamente per chi si trucca, secondo me sono giusti. Niente, le valigie le ho quasi praticamente concluse, però vabbè, vi faccio vedere velocemente che cosa porto e quante valigie porto, ma praticamente sono solo due valigie, per cui porterò due valigie. Adesso finirò ancora di preparare qualcosina per la valigia. Ci ho messo mezz'ora per preparare due valigie, per farvi capire. Per cui io sono stata così. Ho detto, oh la Madonna, ci ho messo così poco per preparare la valigia. L'anno scorso ci ho messo più di un mese per farvi capire. Però vabbè, lì cambia. Cioè, c'era qualcosa che. L'anno scorso siamo andati sia in Italia che all'estero, per cui faceva caldo e freddo nei posti diversi, è normale che la valigia pesava di più. E questo è. Per cui niente, vi faccio vedere due o tre cose che ho messo in valigia e poi basta, questo vlog andrà avanti a Capodanno. Vi farò vedere più o meno cosa facciamo. Per cui vi faccio vedere adesso cosa. No, sì, la prepariamo insieme più o meno. Allora, questa è la prima valigia, poi c'è la seconda. Allora, velocemente, vabbè, vestiti, shampoo, robe varie, altri vestiti, queste qua, altre shampoo, spazzolini e robe varie. Per cui questo l'ho divisa praticamente col mio ragazzo, giustamente. Perché questa è la prima valigia con l'intimo che è lì dentro, è la prima valigia che abbiamo fatto. Per cui questo è quello che abbiamo messo dentro, in poche parole. Faccio vedere la seconda. Allora, la seconda valigia, ovviamente ne portiamo due grandi perché poi prenderemo tutto là dove ovviamente andiamo. Questa è quella grande. E praticamente questa è come se non c'è niente perché è quasi vuota. Infatti una la lasciamo metà vuota perché così almeno tutto quello che vogliamo comprare là lo mettiamo in questa valigia. Comunque, per farvi vedere cosa porto, ci sono dentro le scarpe, sia mie che del mio ragazzo qua dentro. Poi, vabbè, questo non si sa mai se dobbiamo metterci qualcosa. Le creme, io le metto sempre nelle buste così almeno non si sporca niente, eccetera. Gli asciugamani. Questo perché serve per fare ovviamente le foto, i video, i selfie, è comodissimo. Le medicine, perché ovviamente lì li devi prendere per il cambio orario e per altre cose, diciamo. Vabbè, non sto lì. Comunque lo sapete che quando si va all'estero ci si prende le medicine
per tutto, perché non si sa mai. E comunque queste sono vicine, altre scarpe, la borsa, questa qua che porterò per il mare, che userò per il mare, altri asciugamani, questo col beauty del mio ragazzo, praticamente riempito di tutto e di più, e basta. Per cui, in poche parole, questo valigio. Qua ci mettiamo questo, qua mettiamo le scarpe, poi ovviamente metto il mio beauty, lo metto qui così almeno non si rompe. Poi questo non deve mancare, e vabbè, le mie medicine, praticamente metà valigia è occupata. Che poi, vabbè, a parte le ultime cose che devo mettere dentro, ma diciamo che secondo me va bene. E niente, gli occhiali non so se metterli, no, la maggior parte non li metterei in valigia, però vabbè, vediamo. Questa è la seconda valigia che ovviamente adesso chiudiamo, per cui questa è la valigia. Poi ci portiamo lo zaino. Oh madonna, allora questa è quella per il computer che vi ho fatto vedere, che porterò il computer, l'hard disk eccetera, per mettere dentro tutte le foto e le robe varie, perché poi quando si riempie il telefono sarà poi difficile, per cui è necessario. E poi lo zaino che vi ho fatto vedere, dentro c'è le cose che praticamente non vi ho fatto vedere, cioè questo cuscinetto per il viaggio, che è troppo comodo, per cui questo cuscinetto qui lo prendete su Amazon ed è comodo per viaggiare. E poi questo, che è un poggiapiedi che metti vicino dove ti siedi sull'aereo e appoggi i piedi, per quelle ovviamente le persone che sono più basse come me, questo è ideale. Vi metterò la foto qui di tutte e due, così vi faccio, cioè così almeno capite meglio che cosa servono. Comunque, vabbè, queste sono le cose che più o meno portiamo. Per quello zaino con quello lì già pronto, vabbè, le sue scarpe e la valigia, con questa valigia qua. Praticamente questo è quello che porteremo, e calcolate che siamo in due e abbiamo diviso in due la valigia, cioè questa l'abbiamo divisa sia io che lui e l'altra idem, per cui in poche parole il necessario va portato, non creme, non creme, anche perché io le creme non le uso mai, in poche parole. Per cui niente, le valigie sono pronte, sono queste due grandi che vedete, e niente, allora calcolate che noi abbiamo 30 kg, cioè praticamente due valigie 60 kg, ma in una siamo a 14 kg e invece in questa siamo a 10 kg, per cui ce n'è ancora di spazio da portare. E niente, questo è il risultato. Per cui basta, ho detto tutto. E niente, ci vediamo domani, così vi faccio vedere come festeggiamo Capodanno, per cui siamo quasi pronti per partire. Direi che il vlog inizia tardi, molto tardi, sono le 18:33, ma solo per un motivo, perché stamattina sono andata a lavorare.
Oggi pomeriggio ho fatto la doccia, in più siamo andati nei supermercati a fare un giretto, così l'ultimo giro. Ma non è che sono stata lì a riprendere, anche perché è inutile riprendere cose che non sono tanto da riprendere. E per cui sono fatti le 6:34. Mi sono vestita in mezz'ora. Truccata, vestita in mezz'ora, faccio vedere l'outfit per stasera. Ho pensato di non registrare il cibo perché non mi piace riprendere sempre le stesse cose, dopo un po' annoiano. Per cui quello che vedete su Instagram, non lo metto qua, per cui lo metterò su Instagram. Su Instagram vedete i piatti di quello che mangiamo. Per cui stasera, cioè stasera, vabbè, per voi è il 2, già un po' tardi, però vabbè, quelli che mi seguono su Instagram hanno già visto quello che ho mangiato al ristorante, perché andiamo al ristorante alle 8:30 e poi andiamo a vedere i fuochi d'artificio alle 11:30, mezzanotte. Fanno i fuochi praticamente sul lago di Como e andiamo a Cernobbio, per cui i fuochi li riprendo, ma il ristorante prendo solo su Instagram, così almeno non devo mettere sempre le stesse cose e almeno così questo vlog non dura tanto, anche perché io lo devo montare domani, che è il 1° di gennaio, e sinceramente è un po' pesante per me perché poi il giorno dopo io parto. Questo è. Però vabbè, oggi è andata così. Comunque vi faccio vedere l'outfit e in più vi do gli auguri di buon anno in anticipo, anche se voi lo vedete in ritardo questo vlog, però praticamente lo vedete quando io sarò già sull'aereo. In poche parole, per cui vi tengo compagnia solo per il 2 di gennaio e per 2 settimane non ci saranno video, meno male. Almeno riprendete tutti i video che non avete visto in questi mesi. E ok, allora aspettate. Praticamente, allora, dietro no, non so, non riesco a far vedere, però praticamente questo è il vestito che ho ricevuto per mi fa male il braccio a tenere il cellulare. Comunque l'ho ricevuto per Natale il vestito, praticamente. Allora, vestito e scarpe. Vestito lungo con le scarpe, che adesso vi farò vedere meglio le scarpe. È un'impresa far vedere come sono vestita. Per cui niente, vabbè, ho messo i gioielli di Carlita Shop. Come vedete, gli anelli. Le unghie non le ho fatte perché sinceramente non c'ho voglia e in più anche perché le faccio domani quando paro, prima di partire. E poi il trucco che l'ho fatto uno un po' alla cavolo. Questo fondotinta di Amazon è una bomba perché è... Allora, di coprenza non copre tanto, perché si vede che non copre tanto. Però vi assicuro che quando l'ho provato un bel po' di volte, cioè da bianco praticamente resta il tuo colore. Ed è una bomba, per cui ve lo consiglio, prendetelo perché a me funziona. Cioè, per me funziona, per gli altri dipende dalla pelle. E sinceramente a me piace come fondotinta, per cui lo andrò a acquistare di nuovo. Anche se 30 ml è pochissimo, però basta metterne poco, poi idrata anche la pelle. E sinceramente è molto ottimo come prodotto. Poi vabbè, questi, il trucco l'ho fatto semplice perché non c'avevo voglia di
di truccarmi pesante per poi dopo alle 2 di notte, 3, mettermi a struccarmi. Non c'ho proprio voglia, sono pigra. E allora alla fine ho deciso di mettermi un trucco leggero che va bene. Non è eccessivo, ma più o meno qualcosina. E poi mi sono piastrata i capelli. E niente, questo praticamente è questo. Cioè, praticamente. Vabbè, lasciamo perdere. Niente, allora, ci vediamo il prossimo anno, l'anno nuovo. E adesso non so se dal 18, adesso vi dico. Non dal 18, vediamo se ci sta qua. Senza che cade, ci sta. Anche se cade. Allora, io torno il 15, che è mercoledì. Ovviamente. Stavo dicendo, mi hanno interrotto. Allora, il 15, che è mercoledì di gennaio, io torno, però alla sera. Per cui i vlog dovrebbero partire dal 18, che è sabato. Sabato 18 dovrebbero partire i vlog nuovi del viaggio. Per cui ci vedremo. Vabbè, voi vedete un bel po' di vlog che registrerò. Scusate per l'asciugatrice. In poche parole, noi ci vedremo a fine gennaio, perché i vlog che farò da casa andranno dopo febbraio, per cui da gennaio a febbraio ci saranno i vlog che registrerò. Adesso non so quanti vlog mi verranno fuori per il mare, però diciamo che ci saranno i vlog dal 18 in poi. Volevo dirvi di seguirmi su Instagram, mi raccomando, seguitemi su Instagram, che lì vi terrò molto di compagnia. Ad esempio, pubblicherò quello che farò, non tutto, perché poi lo vedete nei vlog. Pubblicherò quello che farò su Instagram, cioè in giro in Thailandia, e in più qualcosina vedete anche in anticipo. Per cui mi raccomando, seguitemi su Instagram, non so perché gesticolo. E comunque mi raccomando, vi aspetto su Instagram, seguitemi, perché lì ovviamente vi tengo compagnia, in più sapete che il posto, sapete cosa faccio. Poi se vedete il posto che vi piace, che volete andare anche voi, dove sono andata io, non lo so, vedete voi. Comunque, vabbè, per chi è interessato. Detto questo, chiudo qui adesso il vlog, perché non voglio, diciamo, che dura tanto. Ci vediamo prossimamente. No, davvero tanti auguri di buon anno 2020, anche se un po' lo vedete tardi, però grazie per quelli che mi hanno fatto gli auguri sotto l'ultimo video, dei regali di compleanno, dei regali di Natale. Io sto andando in confusione, non so perché, comunque. Dei regali di Natale, grazie per quelli che mi hanno fatto gli auguri di buon anno. Io ricambio in questo vlog. Questo è il primo vlog che vedete nel 2020, per cui quando vedete questo vlog io sarò in partenza e sarò sull'aereo. Lo so che ho ripetuto sempre le stesse cose, ma è meglio ripeterle, così almeno sapete, almeno per chi guarda fino in fondo il video, sono contentissima. Per chi guarda 5 minuti di video, tanto vale che lo vedete, per cui niente.
Comunque, detto questo, vado a divertirmi. Ci vediamo dopo. Anzi, vi faccio vedere le scarpe. E poi, vabbè, continuerà questo vlog. Per cui, niente. Volevo dirvi che per quelli, cioè per 2 settimane che non pubblicherò i video, io ovviamente sarò al mare e lì c'è la wifi, c'è tutto, ma no, io sono in vacanza, mi diverto, cioè voglio divertirmi, non voglio stare a guardare i video degli altri. Per cui per 2 settimane YouTube per me non esiste. Vorrei concedermi una pausa perché da tanto che sono su YouTube e da tanto che è un continuo che registro per YouTube e non faccio mai una pausa. Detto questo, per cui i vlog che, cioè i video che perderò, certi video che perderò nei vostri canali li recupererò poi quando tornerò a casa. Non tutti, perché giustamente è difficile, siete in tantissimi che seguo, però state certi che li recupererò un bel po' di video, quelli che ovviamente pubblicate. Ci vediamo al prossimo video, anche se voi, vabbè, vedete quello che faccio oggi. Ciao, al prossimo video. Mi dimentico sempre di farvi vedere le scarpe. Vi faccio delle scarpe e ci vediamo dopo. Allora, uso queste scarpe, questa volta ho deciso di mettermi i tacchi perché cioè avevo voglia di mettermi, è la prima volta che li uso e niente, queste sono le scarpe che uso. Detto questo, ci vediamo dopo.